perché la Top 87 si occupa di attrezzatura sportiva, in questo caso magliolo. Però in questo caso parliamo di un accessorio che effettivamente è molto utile di questi periodi. Normalmente facciamo abbigliamento sportivo. In questa fase ci siamo messi a fare un accessorio dell'abbigliamento sportivo che è il parabocca, che è praticamente una protezione da utilizzare nello sport o dal cittadino nel tempo libero, quando va in giro, invece della solita mascherina chirurgica, noi proponiamo un parabocche fatto in diversi colori, con la possibilità di essere anche personalizzato con proprie scritte, con i propri colori, per dare un tocco di colore, di vivacità. Mi senti? Sì, 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 prosegui, prosegui, ti ascoltiamo. Quindi per fare qualcosa che sia diverso, abbiamo tirato fuori, in una prima fase abbiamo fatto un parabocca bianco proprio di emergenza, poi ci siamo invece attivati per fare un qualcosa di più elaborato, con una conformazione, conformato e con combinazioni con oltre 60 colori. Non ti vedo facendo oltre 60 combinazioni di colori. Un po' richiama tutti i colori delle squadre, se vogliamo, con sì, sì, praticamente dai. Ci pare di calcio, e in più facciamo una grafica che ognuno si sceglie, cioè il cliente praticamente si fa con i propri loghi, con i propri colori, le proprie stampe, e noi provvediamo a fargli l'articolo proprio personalizzato, stessa cosa come facciamo con le maglie da calcio, con le maglie da bocce, da pattinaggio e compagnia bella. Quello che facciamo normalmente per lo sport lo facciamo attualmente per fare questi parabocca, che ci teniamo a dire che non sono da presidio ospedaliero, ma sono dei prodotti traspiranti e svolgono la funzione che devono svolgere, che è quella di parare le microparticelle di saliva che possono scappare quando uno parla. Insomma, questa la funzione deve essere questa. Però dando un qualcosa di colorato, vivacità, che può essere anche considerato in questa fase un oggetto culto, una moda. Capito? Facci, guarda, a questo punto ci hai fatto venire la curiosità, facci vedere un modello. Un modello, qualcosa di particolare. Guarda, prendiamo qualcosa di particolare. Vedi qui? Pronto? Sì. Due colori, c'è il nero centrale all'interno e bianco all'interno e nero all'esterno, o viceversa. Poi questo rigirabile ha questa funzione, ecco, diventa azzurro all'esterno. Se lo alzi un pochettino forse ce lo fai vedere sulla telecamera, perché sì. Tieni in basso ma non ce lo fai vedere, ecco. Lo vedi? Ecco, un po' più alto? Sì. Perfetto. Oppure con questi colori multicolor, ecco, più in alto, ecco, bello questo anche. Ecco, vedi bene adesso? Perfetto. Questa è tutta questa gamma colori, col multicolor sul nero. Ecco, se vedi tutta questa gamma colore, ma qui sono una parte, perché i colori sono molto di più, chiaramente. Riesci a vedere? Sì, perfettamente, si vedono benissimo. Anche quelle con i pupazzetti, sì, con la bocca. Per i bambini, questo per esempio è una versione bambino kid da 3 anni, 4 anni, 5 anni. E questo magari per la femminuccia. Un po' pittino verso destra, ecco, perfetto. Ecco, perfetto, verso sinistra, sì. Ecco qua. Si vede? Sì, bello. Un po' più a sinistra? Ecco qua. Benissimo. Ecco qua. I colori più svariati sono questo effetto qui, tigrato,
Bellissimo. Poi, ecco, effetto maculato. In più, c'ha la caratteristica, questo parabocca ha questa caratteristica, che quando non lo porti, lo lasci come un ecco qui, ti faccio vedere se vedi, come fosse un occhiale. Sì. Appena serve si mette l'elastico qui, e l'elastico qui diventa parabocca. Io adesso devo reggere il tablet, ecco, ho le cuffiette, mi diventa più difficile, però questa è un po' la funzione. Ecco qui. Quando non si porta, lo si toglie, rimane liberamente agganciato al collo. Quindi siamo pronti per la ripartenza. Come? Già, siamo pronti per la ripartenza, per fare gente che vuole fare sport all'aperto può mettere anche questo copribocca. Sì, sì. Ecco, ti faccio vedere altri colori. Colore blu azzurro, rosso e giallo. Vedi? Sì, sì, perfetto. Poi bianco, poi c'è il bianco con rosso blu. Ma queste sono alcune versioni. C'è il bianco col tricolore. Verde e rosso. Questa è una delle versioni sponsorizzate. Sì, vediamo in fondo c'è la macchina che sta stampando già le altre macchine. Questa macchina che sta, vede questa, partiamo anche dal verdone con le finiture multicolor, più sobria. Questa altra versione bimbo. Il bianco nero ascolano. Bel petto. Questo può essere anche per un sestiero della Quintana. Giallo e blu. Comunque è possibile realizzare una larghissima gamma di colori. Ripeto, qui c'è solo una piccola parte di tutti i colori che facciamo. E in più c'è questa novità qui. Quella trasparente. Sì, per i sordomuti. Questa è studiata per i sordomuti, che devono avere praticamente la parte della bocca, si deve vedere per essere quando parlano. Benissimo. Anche qui tutti con i vari finiture, sempre su fondo bianco, finitura azzurro, multicolor, completamente bianca, con il trasparente. E questa con rosso e verde. Con il tricolore. Il tricolore. Poi ci sono le finiture con i colori fluorescenti. Bianco col giallo fluorescente. Questo è un rosa fluorescente. Questo è un verde fluorescente. Si vede? Sì, sì, sì. Il fucsia, blu fucsia, rosa, blu con rosso. Quindi praticamente questa è la gamma che noi produciamo. E stampiamo con la macchina, poi viene trasferita sul tessuto e viene confezionata. Quindi complimenti per il bel lavoro. Qui, ecco, ci sono già alcuni esempi di quello che noi, questa è una mascherina, c'è un parabocca personalizzato con i loghi dello sponsor che adesso vedi al contrario. Sì, infatti noi stavamo vedendo la stampa prima che procedeva per produrre il copribocca. Copribocca. Ecco, qui sono altri colori, questo è più particolare.
questo, questi sono più femminili. Questa è bambina piccola, 3 anni, 4 anni. Ci sei? Sì, sì, ti seguo, ti ascolto. Vedi? Bellissimo. Ecco. O la farfallina. Con tutti i colori, cuoricini. In pratica, per un ragazzo, un ragazzino, mettere una mascherina chirurgica che oltre è difficile da trovare, ma c'è anche il fatto che è un po' stadio ospedaliero, insomma. Mentre questo è un tocco di colore che magari aiuta anche a portare una cosa che nella necessità comunque diventa un po' moda, un po' colore. Benissimo. La funzione deve Sì. essere questa, capito? Abbiamo Sì. pensato di dare un tocco di colore. Oltretutto c'è anche un altro aspetto. Questo prodotto è lavabile fino a 200 volte, anche oltre. Basta immergere il prodotto in acqua bollente, lo si lascia 3-4 minuti e si sanifica. È pronto per essere indossato. Quindi, fatta una volta la spesa, ha una durata, ripeto, di oltre 200 lavaggi. Quindi diventa anche economica, perché non si deve ogni giorno mettere una mascherina usa e getta. Quindi è anche ad impatto ambientale zero. E questo non crea né inquinamento né problema di rifiuti, perché la normale mascherina chirurgica dovrebbe essere smaltita come rifiuto speciale, come rifiuto ospedaliero. Un conto è negli ospedali dove ci sono gli appositi contenitori, ma un conto è per il cittadino normale che dove è costretto a buttare queste mascherine se non ci sono contenitori speciali adatti? Questa è la domanda. Quindi i milioni di mascherine che verranno prodotte, come vengono poi smaltite? Questa è una domanda anche come rispetto ambientale, oltre che di colore, di vivacità, di gusto, c'è anche l'aspetto dell'impatto ambientale, oltre al fatto, ripeto, che è un costo che fai una volta o due mascherine, vai fino a Natale, per esempio. Tranquillamente fino a dicembre una lavi e metti, capito? Perfetto. Che bastano 3-4 minuti, poi si lascia asciugare e il giorno dopo si rimette. Noi consigliamo comunque la mascherina, è consigliata perché è scritto sulla la confezione che è singola, di farla prima di mettere, perché quando si lavora, vuoi o non vuoi, si stira, si imbusta, si tocca, quindi è consigliato di immergere in acqua prima di indossare. Si mette in acqua bollente, si lascia stare 2-3 minuti e poi la si indossa. Benissimo, perfetto. Ci siamo dimenticati nulla? No, abbiamo lasciato tutto. Penso di no. Se tu hai qualche curiosità, io adesso, se tu hai qualche curiosità, mi chiedi, io ti do tutte le spiegazioni. Vedo che c'hai una bella maglia olimpica, eh? Sì, perché noi seguiamo la Top 87 da tempo, quindi sappiamo che il vostro lavoro è fatto bene, è molto professionale, quindi la qualità del vostro lavoro è buono. Di questo ne siamo sicuramente certi. Quindi Noi abbiamo sempre sposato i mercati di nicchia fatti sul servizio e qualità. Il binomio che deve viaggiare è dare un prodotto di qualità, di elevata qualità, insieme a un servizio. Quindi il servizio in che cosa consiste? Di fare anche i 20 pezzi e i colori che il cliente vuole, con la grafica che vuole, con
gli eventuali sponsor che vuole, loghi dell'azienda, del gruppo sportivo, dell'associazione. Questa è studiata per gruppi sportivi, per la ripresa dell'attività, per aziende che adesso ripartono, negozi e quant'altro, che vogliono avere il loro logo distintivo. Quindi noi facciamo anche i piccoli quantitativi, quindi siamo strutturati. Invece delle maglie facciamo adesso questo parabocco, che è un accessorio, come può essere un cappellino, come può essere un paracollo, come può essere un cappuccio, capito? Quindi con tessuti altamente altamente tecnici, traspiranti, che però, ripeto, hanno anche la funzione da filtro, quindi, ma sono traspiranti, sono molti sono anche trattati igienicamente con un trattamento antibatterico per non far puzzare, perché noi facciamo delle maglie che per alcuni sport che devono portare per l'intera giornata, quindi hanno bisogno di quel trattamento che faccia sentire a proprio agio. Quindi stiamo utilizzando tutti gli stessi tessuti che utilizziamo normalmente per l'abbigliamento sportivo, quindi sono testati per una lunga durata. Quindi chi conosce i nostri prodotti, che ha portato i nostri prodotti, sa la durata e la qualità che noi diamo. Quindi, oltre al gusto che cerchiamo di mettere noi, ma che ognuno mette a secondo della propria fantasia, che noi poi gli realizziamo, avendo la possibilità di avere il ciclo completo dalla progettazione alla stampa, al taglio, confezioni e via, tutto il ciclo. A questo punto manca soltanto una cosa. Sì. Come potervi raggiungere? Allora, ci può raggiungere andando su Facebook oppure sul nostro sito www.top87.it oppure con email info@top87.it. Poi se va su Facebook vede tutta la gamma colori e tutto quello che abbiamo prodotto negli ultimi 2 mesi. Praticamente ci siamo riconvertiti 2 o 3 volte negli ultimi 2 mesi, cercando di anticipare un po' le fasi della ripresa e soprattutto di intercettare anche i gusti della clientela, soprattutto dei giovani, dei ragazzi, e del mondo sportivo, che quello poi è il nostro mondo, dove speriamo quanto prima di tornare a produrre, perché ormai sono 3 mesi che è tutto fermo, ma il nostro auspicio è di finire prima possibile questo lavoro per riprendere la nostra normale attività, che è quella che facciamo da 43 anni. Allora, noi ci diamo appuntamento prossimamente e ti auguriamo una buona serata e ti salutiamo. Grazie. Buona serata anche a voi. Ciao.